Ben ritrovati a tutti voi da Marisa Fallico e da Arcangelo Badolati, capo servizio della Gazzetta del Sud. Anche oggi tanti fatti di cronaca nera e giudiziaria nella nostra trasmissione, con conseguente e ovvio approfondimento. Allora, partiamo subito. Partiamo da una vicenda cosentina. Qualche settimana fa erano state fermate due persone accusate dell'omicidio di Luca Bruni, rampollo dell'omonima famiglia di 'Ndrangheta. Il padre era Francesco Bruni, bella bella, una famiglia decimata, insomma, era rimasto solo Luca Bruni. Quando era appena uscito dal carcere, da poco era uscito dal carcere, il 3 gennaio del 2012 è scomparso per lupara bianca. Dopo 2 anni gli inquirenti sono riusciti a sapere la verità. Sarebbe stato ucciso perché dava fastidio alla cosca emergente, rango Zingari, come è stata definita, che aveva stretto un accordo con la cosca storica dei Lanzino. Qualche settimana fa c'erano stati due fermi, non convalidati poi dal GIP. Adesso apprendiamo che una delle due persone sospettate, accusate di aver preso parte a questo omicidio, si è pentito, Adolfo Foggetti, si è pentito e ha fatto ritrovare le ossa di Bruni a Castrolibero, alle porte di Cosenza, in un campo. I militari hanno proceduto con le operazioni di scavo, hanno trovato questo scheletro e con tutta probabilità è proprio quello di Luca Bruni, Arcangelo. Sicuramente adesso una conferma, a quanto sostenuto e a quanto accertato anche dagli inquirenti. Luca Bruni era il reggente dell'omonimo clan fondato dal padre, diciamo, agli inizi degli anni 90 in carcere. Il padre venne assassinato nel luglio del 1999, si chiamava Francesco Bruni, detto Bella Bella, e Luca era diventato, dopo un lungo periodo di carcerazione, il reggente del clan, perché il fratello Michele, che aveva preso il posto del padre, era morto in carcere l'anno prima a causa di un male incurabile. Questo suo ruolo l'aveva naturalmente esposto alle intemperie, definiamole così, che caratterizzano la vita criminale, perché Luca Bruni era un decisionista, era uno, insomma, che chiedeva spazio. E così, uscito dal carcere, tornato nella città natale, vedendosi investito del ruolo dirigente della consorteria, insomma, ha bussato cassa, ha detto dove sono i soldi che spettano alla mia famiglia e che, insomma, dovevano essere consegnati ai miei congiunti mentre io ero detenuto. Ha avuto uno scontro, per così dire, con una parte del suo clan e, come accade davvero nei film, o meglio ancora, come racconta bene Mario Puzo nel Padrino, quando Don Vito Corleone dice al figlio Michael: attenzione, perché quello che ti proporrà l'incontro sarà il traditore. Si riferisce a Tessio, che è uno dei personaggi del romanzo e del film. Luca Bruni viene invitato a un appuntamento chiarificatore e diventano, come dire, i latori di questo messaggio, di questa richiesta d'appuntamento, due persone che sono molto legate a lui, che fanno parte storicamente del gruppo, che sono Adolfo Foggetti, questo signore che adesso collabora con la giustizia, e Daniele Lamanna, un altro personaggio del clan Bruni, Che è tuttora ricercato, che vero? latitante, si incontrano, lo mettono in macchina per andare a questo appuntamento. In effetti non hanno appuntamento con nessuno, l'appuntamento è fissato con la morte e riguarda Luca Bruni. Appena Luca Bruni scende dall'auto, gli sparano due colpi alla testa, lo seppelliscono in una fossa che hanno peraltro già preparato, ne abbandonano il cadavere. La procura distrettuale antimafia, che comincia a prendere coscienza di quello che è accaduto grazie alle rivelazioni dei pentiti, Edita Copacinska, la moglie di Michele Bruni, quindi cognata di Luca, che racconta che Luca si è incontrato con queste due persone, due collaboratori di giustizia, Silvio Gioia e Mattia Policanò, e poi due cugini di Adolfo Foggetti, Ernesto e Vincenzo, che dicono proprio di aver visto allontanarsi Bruni in auto con Lamanna e Adolfo Foggetti. Il procuratore antimafia Pierpaolo Bruni firma un decreto di fermo, ma il GIP di Cosenza non solo non lo convalida, ma non emette ordinanza. Intanto Adolfo Foggetti finisce in galera per un blitz antiracket, un'operazione che è stata decisa, posta in essere nelle scorse settimane, e dopo il periodo di carcerazione, con la conferma del Tribunale della Libertà della misura cautelare, Foggetti decide di Comincia a collaborare. La prima parlare cosa che con fa lui. per accreditarsi come pentito
è quella di far trovare il cadavere di Luca Bruni. Quindi dà consistenza a tutta la pista che già la procura distrettuale antimafia, diretta da Antonio Vincenzo Lombardo, aveva percorso, quindi aveva portato a quel fermo non convalidato. Per cui è stato trovato il cadavere, riconosciuto da un orologio che aveva al polso. Foggetti ha descritto tutto quello che è successo, indicato pure il punto dove la pistola usata per sparare era stata gettata via, ha ricostruito la dinamica dell'accaduto, le ragioni, il movente del delitto, confermando la regola che spesso i boss cadono per mano dei loro migliori amici, che sono quelli che tendono le trappole, come appunto letterariamente ci aveva Ma insegnato Mario infatti Puzo. l'attualità di Puzo si rivela quotidianamente, Arcangelo, perché appunto le modalità poi sono sempre quelle da secoli, da quando esiste l'organizzazione criminale. E infatti Luca Bruni tra l'altro era diffidente, però evidentemente erano due persone di cui si fidava per andare a questo presunto appuntamento per chiarire un po', le cose. Dobbiamo dire a questo punto, certo, siamo sempre in fase di indagini preliminari, però dobbiamo dire a questo punto, Arcangelo, che meno male che a distanza di una settimana, diciamo, dalla mancata convalida del fermo, Foggetti e Maurizio Rango, anche quest'altra persona che era ritenuta responsabile di questo omicidio, sono state arrestate, meno male tra virgolette, sono state arrestate nell'ambito dell'operazione contro il presunto clan Rango Zingari, perché altrimenti questi potevano anche darsi alla fuga, perché adesso abbiamo il riscontro, adesso c'è il cadavere, c'è la Sì, riprova. diciamo stupisce anche la velocità con cui Adolfo Foggetti ha deciso di collaborare con la giustizia. Qui va aperta una parentesi che ci è data dalla storia, cioè nell'Alta Calabria, nella provincia di Cosenza, il fenomeno del pentitismo è un fenomeno accentuatissimo, cioè basta poco per Infatti, come oggi ne abbiamo dire, tantissimi di cominciare a pentiti. collaborare, cioè come dire, per avere una schiera di pentiti, basta, insomma, bastano 2 o 3 settimane di detenzione per spingere qualcuno a saltare il fosso. Ci sono anche, è vero, figure che naturalmente nella logica dell''ndrangheta mantengono l'onore, tra virgolette, sempre e senza essere fraintesi delle consorterie. Ci sono uomini come Franco Perna, come Santo Carelli, come Franco Muto che non hanno mai collaborato con la Gianfranco giustizia. Roy. Gianfranco Ruà, eccetera, quindi hanno avuto un atteggiamento che però intorno a loro si è sviluppata questa schiera di collaboratori di giustizia che fa impressione, insomma, perché io davvero fatico a contarli, perché poi ce ne sono alcuni importanti, per carità, prendete Franco Pino che è stato il capo della mafia cosentina, ma Infatti. ce ne sono tanti altri che sono personaggi minori che pur riescono appunto a diventare collaboratori di giustizia. Ci sono casi tragici, pensate alla vicenda di Carmine Cristini, che è stato collaboratore di giustizia, poi è tornato nella sua terra perché gli avevano revocato il programma di protezione, non aveva più collaborato con la giustizia, poi per esempio si è reso responsabile di un omicidio, ha ammazzato un suo vecchio amico che era Stanislao Sicilia, accaduto qualche settimana fa a Montaltofugo. Quindi l'Alta Calabria ha questa peculiarità, ferme restando le figure tradizionali che mai hanno collaborato con la giustizia, quindi salvando l'onore dell''ndrangheta dell'Alta Calabria, ma insomma ci sono troppi pentiti probabilmente rispetto alla pervasività stessa della Ma criminalità infatti questo locale, troppi. la distingue perché è ovvio, la criminalità va condannata tutta, però noi quando facciamo anche delle analisi dobbiamo distinguere tra 'ndrangheta del Cosentino o di certa parte del Cosentino e 'ndrangheta ad esempio del Reggino, del Vibonese, del Crotonese, anche se dobbiamo dire che il pentitismo che mai ha sfiorato le cosche storiche ad esempio del Reggino, adesso è cominciato anche lì ad entrare, stiamo vedendo negli ultimi anni anche diversi pentiti, cioè è un fenomeno molto molto presente e Sì. questo forse dalla misura anche del cambiamento, delle modalità, del sentimento che ci può essere all'interno delle organizzazioni, Diciamo Arcangelo. questo, ci sono delle organizzazioni nelle quali quelle di nome importanti, nelle quali non ci sono collaboratori di giustizia, cioè Certo, non ci nelle storie. sono i, come dire, i portatori di un nome importante in provincia di Reggio Calabria che collaborano con la giustizia. Ci sono molti fiancheggiatori. Ci sono i casi delle donne, per esempio i casi registrati a Rosarno, che in effetti ci danno, come dire, l'immagine di una penetrazione diretta, no, all'interno di clan storici, ma per il resto non mi pare
che ci siano, si possa dire che sono né nella Locride, né nella Piana di Gioia Tauro, né nel Regino, personaggi proprio delle famiglie con i cognomi pesanti e collaborano con la giustizia. Sono tutti questi fiancheggiatori. A Crotone le cose sono andate un po' diversamente, perché per esempio il pentimento di Pino Vren, il pentimento di Luigi Bonaventura, sono pentimenti, diciamo, assolutamente interni proprio alle cosche, cosche che hanno un nome importante. Nel Vibonese abbiamo dei pentimenti che lasciano pensare, per esempio nel caso della faida con i Piscopi Sani c'è il pentimento di Loredana Patania, che è la nipote di un boss importante che è stato ammazzato. Non abbiamo certo pentiti, diciamo, nell'ambito dei clan famosi, il più famoso di quella zona, magari il clan Mancuso, non abbiamo nessuno dei Mancuso che collabora con la giustizia, né della Rosa, né dello Bianco, insomma di queste famiglie pesanti, però ci sono anche lì dei fiancheggiatori. Nel Cosentino abbiamo registrato certamente la resistenza dei capi storici, che non si sono mai pentiti, Carelli, Perna, Muto, figure diciamo di riferimento, Roà, ma ci sono anche qui una serie di fiancheggiatori e un capo che si è pentito, che è certamente Franco Pino nel 95, Ma dopo anche di lui Cirillo, Giuseppe Arcangelo, Cirillo, che era Giuseppe capo della Cirillo. Sibaritide. E ancora, non so, Giuseppe Vitelli, Francesco Vitelli, che avevano ruoli importanti, però poi c'è stata una sequela di collaboratori minori, per cui perdi il conto di ragazzi magari sconosciuti che hanno Ma cominciato a infatti se collaborare con la guardiamo giustizia. quelli che ci sono adesso, insomma, sono tutte figure molto secondarie rispetto all'organigramma che si conosce delle cosche. Allora, da Cosenza ci spostiamo in Sicilia perché a Vittoria, in provincia di Ragusa, è stato ucciso nei giorni scorsi Michele Brandimarte, ritenuto esponente di spicco dell'omonima famiglia vicina ai Piromalli Molè, impegnata in una faida cruentissima con i Priolo. Beh, ha fatto subito scalpore questo omicidio nel centro di Vittoria, questo boss in trasferta, ucciso tra l'altro da un ragazzo sempre di Gioia Tauro che si è costituito qualche ora dopo, un giovane di 23 anni, però rimangono molte zone d'ombra. Vediamo il servizio e poi cerchiamo anche qui di capire cosa è successo. È qui all'incrocio tra via Roma e via Cavour, in pieno centro a Vittoria, nella provincia di Ragusa, che ieri sera è stato ucciso con 7 colpi di pistola Giuseppe Brandimarte, 56 anni, originario di Oppido Mamertina, ma residente da tempo a Gioia Tauro. Ritenuto elemento di spicco dell'omonima famiglia legata ai Piromalli Molè, cosca storica del Regino. Il presunto assassino, Domenico Italiano, 23 anni, di Gioia Tauro, con un solo precedente per stalking, si è costituito all'alba al commissariato della città della Piana, consegnando la pistola utilizzata per l'omicidio. Un omicidio che ha subito allertato la DDA di Catania e le forze dell'ordine ragusane e regine per la caratura della vittima e perché è avvenuto su una strada molto affollata per lo shopping natalizio. La pressione degli inquirenti, che da subito avevano individuato il sospetto, ma probabilmente anche il timore di una vendetta, hanno spinto Italiano a consegnarsi. Sul movente si sa ancora poco, pare una lite scoppiata tra i due mentre erano a spasso sul corso principale di Vittoria. La pista più accreditata al momento, anche se nessuna ipotesi viene esclusa, sarebbe quella di un contrasto nella gestione del traffico di stupefacenti. Probabilmente Brandimarte era in Sicilia per affari. Il 56enne aveva precedenti per associazione mafiosa e traffico di droga. Due fratelli sono stati arrestati la scorsa estate nell'ambito dell'operazione Puerto Liberado, coordinata dalla DDA Regina e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha disarticolato un'organizzazione criminale in grado di gestire un vasto traffico di cocaina proveniente dal Sud America. Ben 4 le tonnellate di cocaina sequestrate nel porto di Gioia Tauro per un valore di 800 milioni di euro. I fratelli Brandimarte, ex dipendenti di una società di gestione della banchina merci dello Scalo, secondo gli inquirenti avevano creato una vera e propria società di gestione fuoriuscita dal porto di Gioia Tauro della polvere bianca proveniente dal Sud America. Inoltre, la famiglia Brandimarte è stata coinvolta in una cruenta faida con i Priolo, imparentati con i Piromalli, che ha visto tra il 2011 e il 2013 quattro morti ammazzati e il tentato omicidio di Giuseppe Brandimarte, fratello di Michele. Allora Arcangelo, certo, un omicidio che si consuma, ammesso che sia stato un regolamento di conti all'interno dell''ndrangheta, che si consuma
in Sicilia da pensare. Infatti si è subito allertata anche la DDA di Catania su questo caso, perché si è anche pensato che ci fosse stato anche lo zampino di Cosa Nostra, di qualche esponente della mafia locale nell'omicidio. Le cose non sono per nulla chiare, nonostante noi siamo di fronte ad un reo confesso che dice l'ho ammazzato perché abbiamo avuto un litigio, però anche qui qualcuno ha avanzato sospetti anche sul fatto che sia stato da solo, si era parlato di due killer con un motorino per le vie di Vittoria che avrebbero fatto l'esecuzione, però insomma ancora è tutto da decifrare. In ogni caso sembra strano che un ragazzo di 23 anni senza precedenti, se non uno per stalking, per quanto furiosa possa essere stata la lite con Brandi Marte e poi perché era con Brandi Marte a Vittoria, abbia avuto il coraggio di sparare contro una persona che certamente ha un suo spessore, aveva un suo spessore criminale. Intanto è strano che questo delitto sia avvenuto appunto in questa città siciliana molto distante da Gioia Tauro, è singolare che l'omicida si sia subito costituito, lasciando così intendere che si è trattato davvero di un delitto d'impeto, altrimenti uno che rischia di prendersi 30 anni di carcere, insomma, come dire, certo. Struttura un omicidio in maniera tale pure da sfuggire agli inquirenti, quindi probabilmente temendo di essere stato visto, scoperto, ci sono molti testimoni del fatto, anche se le testimonianze sono contraddittorie, ha deciso di costituirsi. Brandi Marte aveva questa storia di contrasto con la famiglia Priolo, una storia molto triste che ha fatto delle vittime caratterizzate da una violenza terribile e quindi in qualche maniera si è subito pensato che potesse essere collegata a quella faida irrisolta di fatto che era scoppiata. Invece le cose sembrano essere andate diversamente. Capiremo di più quando i magistrati, le forze dell'ordine, come dire, opereranno fino in fondo, no? Su questa storia, cioè dovranno passare dei mesi, tra l'altro bisogna considerare che ci sono più magistrature interessate, questo non aiuta secondo me, cioè sarebbe meglio certo. Aver avuto, perché competente la procura di dove è accaduto il delitto, ma forse per avere una visione completa dei fatti, essendo sia la vittima che il presunto omicida è di Gioia Tauro, sarebbe stato più opportuno avere, come dire, sul campo gli uomini della DDA di Reggio, della procura di Palmi, invece si creerà, quindi potrebbe esserci qualche ritardo nella lettura complessiva delle vicende. Si inserisce pure la DDA di Catania, quindi immaginate infatti un po' che succede. Vedremo, in effetti alcuni lati oscuri ci sono, la personalità, per la caratura della vittima ci sono i lati oscuri e per la incensuratezza dell'altro. Quindi infatti quest'altra persona può anche darsi, Arcangelo, che si sia costituito, perché temendo, se è vero che è stato un litigio e quindi un delitto d'impeto, temendo la vendetta, sarebbe stata sicuramente peggio del carcere, però ci sono tante cose ancora da chiarire. Rimaniamo passiamo nel Regina, attraversiamo lo stretto perché le forze dell'ordine e la DDA sono sempre al lavoro, importante operazione contro la cosca Pavaglianiti, dominante e imperante in due comuni, Bagaladi e San Lorenzo, tra l'altro due piccoli centri da 1000 abitanti l'uno, San Lorenzo da 2600 Bagaladi, insomma ci sono piccoli centri, però questa cosca era veramente infiltrata, controllava tutto e soprattutto riusciva a condizionare l'attività dell'ente. Sentiamo il servizio. Maxi operazione contro l'andrangheta Regina, eseguiti all'alba dai carabinieri del comando provinciale, 52 arresti nell'ambito dell'operazione Ultima Spiaggia coordinata dalla DDA. Nel mirino la cosca Pavaglianiti, attiva nei comuni di San Lorenzo e Bagaladi. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, falso ideologico, minacce, estorsioni, intestazione fittizia di beni. Le indagini avrebbero accertato il completo controllo della consorteria su tutto il
comprensorio e ricostruito l'organigramma dell'organizzazione. Tra gli arrestati anche il capo ufficio tecnico del comune di San Lorenzo ed altri due dipendenti dell'ente che, secondo l'accusa, avrebbero agevolato l'associazione mafiosa con una serie di omissioni, soprattutto nel rilascio di licenze nel settore commerciale. Il comune di San Lorenzo è commissariato dal luglio 2013 dopo le dimissioni del sindaco e alle scorse elezioni comunali non sono state presentate liste di candidati. L'ex vice sindaco di San Lorenzo è indagato in stato di libertà per concorso esterno in associazione mafiosa, mentre un militare della Guardia Costiera è accusato di corruzione e per lui il GIP ha disposto i domiciliari. Il controllo delle coste era asfissiante, ha detto il procuratore della DDA Federico Caffiero De Rao. La forza delle cosche di 'Ndrangheta è anche quella di riuscire ad avere legami a tutti i livelli, anche all'interno delle istituzioni, all'interno del comune, in questo caso anche all'interno della Guardia Costiera. Non basta commissariare i comuni se poi i dirigenti e i dipendenti restano gli stessi, compresi quelli collusi con la 'Ndrangheta, ha detto ancora Caffiero De Rao. Effettivamente lo scioglimento manda a casa i consiglieri comunali, il sindaco e la giunta e poi lascia intatta la struttura burocratica, quella amministrativa dei dipendenti e dirigenti comunali che continuano a svolgere indisturbatamente la loro attività, laddove, ha fatto rilevare ancora Caffiero De Rao, il più delle volte ad agevolare i risultati delle cosche sono proprio quelle strutture burocratiche che adempiono a determinati compiti, che sono quelli fondamentali che consentono poi di aprire nuove attività economiche oppure di realizzare costruzioni e altro. Ecco, su questo passaggio ha insistito anche il procuratore aggiunto Nicola Gratteri Arcangelo, ha detto qui bisogna rivedere la normativa sullo scioglimento dei comuni infiltrati dalla mafia, perché in effetti la struttura rimane e vanno a casa solo i politici. Sì, è contraddittorio ed inutile a volte, cioè vengono sciolti i consigli comunali per livelli di parentela che ci sono, perché magari si accerta un certo tipo di intervento che è stato fatto politicamente per favorire un boss, però poi l'intera struttura di un comune, che è una struttura permanente, resta in piedi e i politici cambiano, per cui poi abbiamo per esempio i casi di comuni che sono stati sciolti più volte in tempi diversi, pensate alla Lamezia Terme, pensate a Taurianova, pensate a quando è accaduto a San Luca, cioè purtroppo le strutture, per carità, non sempre colpevoli, e però spesso messe in discussione, restano in piedi, di fatto esautorando del ruolo che dovrebbe avere il decreto di scioglimento, no? Dell'ente pubblico territoriale. Una riflessione giusta e condivisibile, quella sia di Caffiero De Rao che di Gratteri. Anche in questa inchiesta è stato importante un pentito, soprattutto per ricostruire l'organigramma della cosca Paviglianiti, Giuseppe Ambrogio. Tra l'altro si dice che questa cosca abbia un suo prestigio criminale, chiamiamolo così, perché in quest'area ha resistito anche al potere, alla forza di una cosca molto più solida, storica e importante, quale quella Iamonte Arcangelo. E staremo a vedere anche qui come andrà a finire, perché noi non ci stanchiamo mai di dirlo, ogni volta che restituiamo i risultati di un'indagine, di una operazione, che per emettere un giudizio, per dare un giudizio definitivo, c'è bisogno della sentenza definitiva della Cassazione, del terzo grado, perché vediamo spesso che molte persone che vengono arrestate con accuse, spesso fanno anche anni di detenzione preventiva, poi vengono assolte, riconosciute assolte. Su questo ci fermiamo, diamo la linea alla regia perché c'è la pubblicità e poi di nuovo con Nera di Calabria. Allora, seconda parte di Nera di Calabria, ci spostiamo nel Milanese, oramai anche lì la DDA segna
un colpo al mese, possiamo dire, perché a distanza di poche settimane, dopo l'operazione in Subria, ecco un'altra operazione, altri arresti, sempre l''ndrangheta al centro, questa volta la proiezione lombarda milanese della cosca Libri Tegano De Stefano, che ovviamente era riuscita ad infiltrarsi, a gestire il traffico di stupefacenti, le estorsioni, ma soprattutto aveva diciamo, in mano tanti imprenditori che da vittime poi diventavano complici e consentivano alla cosca di acquisire attività molto rilevanti. La particolarità di questa nuova inchiesta di Ilda Boccassini è il fatto che questa organizzazione criminale addirittura mirava ad acquisire la gestione del servizio catering all'interno dello stadio San Siro, per la squadra del Milan. Addirittura voleva scalzare la società, del Milan, quindi di Berlusconi. Vediamo il servizio. A meno di un mese dalla clamorosa operazione in Subria della DDA di Milano, che ha consentito di squarciare il velo sulla fitta rete di rapporti tra 'ndrangheta e imprenditoria in Lombardia, di riprendere per la prima volta in diretta il rituale di affiliazione, ecco che Ilda Boccassini, procuratore aggiunta antimafia, e i suoi sostituti sferrano un nuovo duro colpo alla mafia calabrese e alle sue proiezioni al nord. Questa volta, nel mirino della DDA e dei carabinieri, la cosca dei Libri De Stefano Tegano, originaria di Reggio Calabria ma radicata da decenni a Milano, operativa nella zona di Quarto Giaro. Tra l'altro, la cosca è stata colpita duramente nei giorni scorsi a Reggio Calabria con l'operazione Il Padrino della DDA Regina. Ben 59 le ordinanze di custodia cautelare eseguite all'alba dai carabinieri nel milanese e in altre città d'Italia. Tra gli arrestati anche un carabiniere in servizio presso il nucleo Ispettorato del Lavoro a Milano. I reati contestati vanno dall'associazione finalizzata al narcotraffico e traffico di armi alla corruzione, all'estorsione. Fiumi di cocaina ed eroina riversate sulle principali piazze di spaccio dell'area metropolitana, come Piazza Prealpi, quartier generale della consorteria, che era riuscita a mettere le mani sulle sale bingo, sugli alberghi della Riviera Ligure e nell'est europeo. Emerso ancora una volta il rapporto perverso 'ndrangheta-imprenditoria, gli imprenditori che invece di denunciare si affidano ai boss in cambio di protezione, di aiuto economico e per l'aggiudicazione degli appalti. Il particolare più interessante accertato dall'inchiesta è il tentativo dell'organizzazione di infiltrarsi nella gestione del servizio catering allo stadio San Siro per le stagioni 2013-2014, grazie ad un imprenditore, Cristiano Sala, che dopo aver accumulato debiti con la cosca, da vittima diventa complice, mette a disposizione la sua società apparentemente pulita e, aiutato da un carabiniere infedele, Carlo Milesi, cerca di screditare il diretto concorrente, una società del Milan di Berlusconi, per aggiudicarsi l'appalto al Meazza, che di fatto sarebbe finito poi sotto il controllo dei De Stefano Tegano Libri. Da luglio scorso questa è la quarta operazione contro l''ndrangheta in Lombardia. Arcangelo, anche qui questi servitori infedeli dello Stato, in quasi tutte le inchieste stiamo ritrovando il poliziotto, il carabiniere, quello della Guardia Costiera, il finanziere, insomma. Una riflessione anche qui andrebbe fatta, ma questa operazione che cosa ci restituisce? Cosa che ovviamente sappiamo. Sì, intanto pensavo a come quando fa un'operazione un magistrato a Milano o le forze dell'ordine, appunto nel capoluogo lombardo, le cose abbiano una risonanza nazionale. Quando per mesi e mesi, anni, magistrati calabresi, diciamo esponenti delle forze dell'ordine, anche calabresi, fanno operazioni nella nostra regione, a stento forse troviamo 10 righe d'agenzia sui giornali nazionali. Milano fa notizia perché è la capitale economica del paese, San Siro fa notizia perché è lo stadio di due squadre storiche che sono l'Inter e il Milan, fa specie pensare che esponenti di cosche importanti attraverso un imprenditore mezzo fallito stavano tentando di fare una scalata alla gestione, diciamo, delle mense di uno dei più grandi stadi d'Italia. Nulla di nuovo, sotto il sole, ci aggiungiamo pure che molti imprenditori, come sottolineava la Boccassini, preferiscono rivolgersi al recupero crediti, definiamolo così, privato, piuttosto che
alle forme ordinarie di giustizia, perché il recupero crediti privato funziona meglio. Il problema è che quando poi fanno un recupero credito dei mafiosi, poi battono cassa adeguatamente al momento del recupero del credito, ma poi si legano a te indissolubilmente e sono Certo. capaci di chiederti sempre qualche altra cosa. Ma gli imprenditori lombard, spesso questo fa comodo, con una differenza che anche qui, quando delinque un imprenditore calabrese o un imprenditore calabrese deve È piegarsi ad alcune costretto, logiche, infatti. è assolutamente mafioso, è un terrone, è una persona. Quando l'imprenditore lombardo lo facevano e lo fanno, probabilmente vengono sempre considerati, come Vittime della dire, della mafia. mafia. Ecco, questa è un'altra grande Sì, differenza interpretativa. Queste indagini, come in Subria prima, insomma, altre ancora, queste indagini a Bogassini rovesciano questo paradigma e ci offrono una visione reale, delle cose. Per carità, non è una lettura campanilistica la mia, è semplicemente una presa d'atto di cose che sono sotto gli occhi di tutti. Ma è vero, Arcangelo, anche perché noi stiamo vedendo tramite queste operazioni in Lombardia, in Piemonte, al nord, ci sono sempre state e se ne era parlato poco, a dire il vero, l'avevano dimenticato tutto che l''ndrangheta è stata scoperta da decenni lì. Però, diciamo, quando si parla di queste realtà, noi stiamo vedendo che c'è pochissima collaborazione da parte degli imprenditori, da parte dei cittadini, da parte dei politici, si lasciano tutti facilmente corrompere oppure girano la faccia dall'altra parte. E lì non si parla di omertà. Qualsiasi cosa succede in Calabria, se un povero Cristo viene vessato dai mafiosi, dagli 'ndranghetisti, se non ha la forza di reagire, oppure se non si sente di andare a fare così il dovere di buon cittadino, ha visto una cosa e va a denunciare, per carità siamo tutti omertosi perché siamo tutti mafiosi, siamo tutti insomma persone che amano poco la legalità e così non è. Ci sono ancora questi luoghi comuni anche nella lettura di inchieste, di operazioni, perché poi c'è sempre il risvolto socio-antropologico che bisogna fare rispetto a questi fatti perché ci danno la misura del cambiamento o dello stato della nostra società. Adesso parliamo di una importante azione investigativa che è stata portata a termine a Palermo e che ha avuto un bel risalto che ovviamente incrocia anche la Calabria. Qualche giorno fa la Guardia di Finanza, diciamo che ha fatto perquisizioni a tappeto a Palermo, nel mandamento Resuttana, ed è stato fermato il reggente di questo mandamento, Vincenzo Graziano, 53 anni. Ecco, Vincenzo Graziano sarebbe succeduto a Vito Calatolo, che era stato arrestato nei mesi scorsi nell'ambito dell'operazione Apocalisse, che era ritenuto il boss di Resuttana e che comunque ha cominciato a parlare. E queste perquisizioni sono arrivate, queste attività investigative sono arrivate sulla scorta delle sue dichiarazioni. Che cosa stanno cercando, che cosa hanno cercato gli investigatori? Il tritolo, perché? Vito Calatolo ha detto che era stato acquistato un grosso quantitativo di tritolo, ben 200 chili in Calabria dalla 'ndrangheta, per compiere l'attentato ai danni del PM Di Matteo, Nino Di Matteo. Calatolo ha detto che ad acquisire e conservare questo tritolo sarebbe stato proprio Vincenzo Graziano che ha una cava. Dell'attentato si era sempre parlato, ma lui ha confermato che in effetti la mafia voleva uccidere Nino Di Matteo che con le sue inchieste ha creato non grossi problemi, ha dato molto fastidio Arcangelo. E addirittura ha parlato di un vertice che ci sarebbe stato a Palermo fra i capi dei vari mandamenti e sarebbe stata letta una lettera di Matteo Messina Denaro, il super boss, l'imprendibile, il capo, vero così dicono, di Cosa Nostra, che dava indicazioni di eliminare Di Matteo.
sono tutte da provare. Sta di fatto che il tritolo, la storia del tritolo è vera, non lo hanno ancora trovato, ma se ne parla, si sa che c'è stato questo traffico di tritolo. Allora io ti dico la mia opinione. Con la Perché abbiamo visto lo schieramento di forze, le perquisizioni quartiere per quartiere. Ti do la mia opinione con la solita franchezza e onestà intellettuale. Io non credo ad una parola di quello che ha detto Vincenzo Calatolo, non credo che in nessun caso a Cosa Nostra siciliana farebbe comodo ripetere errori del passato, e cioè riproporre al Paese, non solo alla Sicilia, una strategia stragista. Non vedo perché Matteo Messina Denaro avrebbe dovuto decretare la morte del sostituto procuratore della Repubblica Nino Di Matteo di Palermo. Non capisco perché, se c'era questo tritolo, non è stato trovato. Vorrei capire chi nell'Andrangheta avrebbe venduto 200 kg di tritolo, perché pure dire l'Andrangheta ha venduto, che significa? Cioè c'era una cava nella quale c'era l'esplosivo, chi ha venduto l'esplosivo, dove era la cava? Qualcuno ha parlato del famoso tritolo ritrovato nella Laura C, un'altra che boiata, andavano lì a prendere. Non credo proprio, e ormai è tombata quella nave, non lo si può fare, se vogliono il tritolo non andavano alla Laura C, non era necessario, l'hanno usato tante altre volte. E lo trovano, non è un esplosivo difficile da trovare, anzi tutt'altro, perché viene usato tantissimo per la demolizione di strutture, eccetera. Quindi questa pista di Vincenzo Calatolo è una pista, secondo me, priva di qualsiasi riscontro, certamente suggestiva dal punto di vista giornalistico, ma poco realistico dal punto di vista fattuale e giudiziario. Ci sono dei precedenti nella storia calabrese, uno solo, c'è il precedente di un boss dell'Alta Calabria che si chiama Franco Pino, il quale racconta che si era procurato dell'esplosivo al contrario attraverso i siciliani, perché avrebbero voluto delle cosche regine, parliamo dei primi anni 90, attentare alla vita di un procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. L'esplosivo non venne mai usato. Pino riferì inoltre di avere comprato dai siciliani una penna pistola che doveva essere usata, cioè una penna che era una pistola ma non si vedeva, eccetera. Ma di tutto questo scenario raccontato da Calatolo io non credo debba essere preso molto sul serio nulla, ma questa è la mia opinione personalissima. Ripeto, dopo lo scatafascio che è venuto dagli errori di strategia fatti da dottor Ina con questa strategia d'attacco allo Stato, eccetera, mi spieghi perché un uomo intelligente, tanto intelligente che riesce a essere latitante e imprendibile da così lungo tempo come Matteo Messina Denaro, avrebbe dovuto dire agli altri, attraverso una lettera lo posso capire perché non può parlare per terra, no, ma dico, dire agli altri fate un attentato a Di Matteo, il quale non conduce indagini su Matteo Messina Denaro. Ha finito la DDA da tempo, sta facendo questo processo sulla trattativa Stato Mafia che vedremo che esito avrà. Tra l'altro non credo che Matteo Messina Denaro sia il capo di Cosa Nostra siciliana, io anche questo ve lo devo dire con onestà, è il vessillo, l'icona probabilmente da usare con i media, ma non credo che Messina Denaro sia a capo di una cupola che non esiste più. Infatti, e non credo che sia il capo di Cosa Nostra, la è probabilmente un uomo molto importante della provincia di Trapani, appartenente a una famiglia importantissima della mafia siciliana, suo padre si chiamava Francesco Ciccio Messina Denaro, ma non è, secondo me, neppure il capo di Cosa Nostra. Ognuno pensi quello che vuole, certo, io onestamente infatti, vi dico quali sono le mie conclusioni. Assolutamente, però noi ne parliamo proprio sia perché comunque c'è stato questo risalto anche giornalistico, abbiamo visto le scene, insomma, a vedere tutti questi militari che girano, la Guardia di Finanza che gira per i quartieri di Palermo di notte, sono suggestivi, persino ai cantieri navali sono andati. Vedere il fermo di Vincenzo Graziano, questo 53enne, che poi si è proceduto col fermo appunto in maniera molto veloce, e sentire poi le dichiarazioni di Calatolo, perché noi di attentati ai IPM di Palermo, di Catania, di Ragusa, di Caltanissetta, di Trapani, ogni tanto ne sentiamo parlare, Arcangelo, e ci sta tutto, però poi da qui a decidere veramente un attentato. Tra l'altro questo discorso, questo vertice sarebbe stato fatto nel 2012, sono passati 2 anni,
non è che la Cosa Nostra sta lì a temporeggiare se decide. Ma poi appunto Matteo Messina Denaro, tra l'altro, è stato sconfessato, delegittimato a modo suo da Totò Riina, proprio perché lui non fa la guerra alla magistratura, non difende Cosa Nostra, ma si occupa dell'eolico, si occupa delle attività. È una persona molto intelligente che ha scelto questo basso profilo, ammesso che sia lui il capo di Cosa Nostra, sicuramente è ben lungi dal pensare di poter sferrare questo attacco. Però siamo di fronte a un pentito, e quando parlano i pentiti ci sono delle cose vere, delle cose non vere, Arcangelo, che vanno riscontrate. Probabilmente Galatolo, per accreditarsi, avrà puntato su questa tesi suggestiva dell'attentato a Di Matteo, del Tritolo. Tra l'altro ha detto che lui come famiglia ha messo 360.000 euro per pagare il Tritolo, le altre famiglie 70.000 euro. O lui è quello che sta meglio, oppure, insomma, ci sono un po' di storie così. Ma comunque noi vi restituiamo tutto quello che succede, che riguarda le mafie. Quindi non solo l'Andrangheta, ma anche Cosa Nostra, ma anche la Camorra. Vi abbiamo abituato a conoscere un po' tutte queste tipologie di criminalità organizzata. Allora adesso, Arcangelo, cambiamo argomento, perché prima diciamo che sono diventate definitive le sentenze per i quattro ergastoli nel processo di Lea per l'omicidio di Lea Garofalo, quindi ergastolo confermato con sentenza definitiva, quindi di terzo grado, per l'ex compagno e per gli altri tre che avrebbero preso parte all'omicidio. Venturino, Carmine Venturino, questo giovane che era innamorato della figlia di Lea, Denise, ha avuto uno sconto, quindi 25 anni, perché ha collaborato, ha fatto ritrovare il corpo. È una sentenza che è stata molto seguita dai media nazionali, perché Milano ha adottato Denise e la storia di Lea Garofalo, quindi adesso c'è una verità acclarata. Per Lea Garofalo c'è stata la sentenza definitiva, ma cambiando completamente contesto, perché ci troviamo in una situazione decisamente differente, dobbiamo dire che c'è stato il processo d'appello per l'omicidio di Fabiana Luzzi, questa giovane ragazzina, di Corigliano, bruciata viva dal fidanzato. Era stato condannato in primo grado a 22 anni, adesso la pena è stata ridotta a 18 anni, con grande dispiacere e amarezza dei genitori di Fabiana Luzzi, che sicuramente chiedevano un aumento della pena. Non accettano il fatto che sia riconosciuta in qualche modo la incapacità di intendere e di volere di questo ragazzino. Vediamo il servizio. Catanzaro è semideserta, la sera è fredda e all'uscita del tribunale il padre di Fabiana Luzzi ai nostri microfoni dice: il mio desiderio è quello che esiste relativamente giustizia se gli danno l'ergastolo, a lui e a tutti quelli che tolgono la vita alle persone, altrimenti non è nessuna giustizia questa, è soltanto una riduzione di pena e non serve a niente. Grazie. Per lui, per sua moglie, il viaggio di ritorno a Corigliano Calabro ed una notte insonne, negli occhi l'aula della Corte d'Appello e nelle orecchie la sentenza, la pena ridotta a 18 anni per Davide Morrone, il ragazzo che nel 2013, ancora minorenne, uccise la fidanzata sedicenne Fabiana, la figlia di Mario e Rosa, bruciandone il corpo quando era ancora viva. I genitori si sono ritrovati nella cronaca di femminicidi che fino allora avevano soltanto visto in TV. Dolore e amarezza che trapelava dalla loro andatura lenta ieri sera, quando i giudici della sezione minorenni della Corte d'Assise d'Appello della città capoluogo hanno emesso la sentenza ed accolto la richiesta dei difensori del giovane, gli avvocati Giovanni Zagarese e Antonio Pucci, riconoscendo la semi-infermità mentale dell'imputato, riducendo dunque la pena da 22 a 18 anni ed escludendo l'aggravante della premeditazione. Per il ragazzo si prospetterebbe un lungo periodo di internamento. L'avvocato Zagarese si è detto parzialmente soddisfatto per la decisione, annunciando comunque ricorso in Cassazione. Il procuratore generale
quale in mattinata aveva chiesto la conferma della condanna di primo grado. Arcangelo, a tutta la nostra solidarietà il papà di Fabiana, la mamma di Fabiana, perché è vero, anche l'omicida è un ragazzo, si è rovinato la vita, però lui è vivo e ha tolto la vita in una maniera cruenta, barbara, ad una ragazzina di 16 anni. Come si fa ad accettare una cosa del genere? In Italia noi stiamo vedendo, si parla tanto di femminicidio, campagne di sensibilizzazione, però questi omicidi, questi delitti aumentano. O perché, non lo so, c'è una maggiore fragilità psicologica delle persone, degli uomini, o perché comunque non ci sono le pene adeguate, la certezza della pena. Io non, sono veramente disorientata di fronte a queste cose. Ma è comprensibile la rabbia, il dolore, è comprensibile lo smarrimento dell'opinione pubblica rispetto ad una pena non adeguata, la mostruosità del gesto compiuto. Fabiana è stata ferita 24 volte, lasciata esanime ma viva sul selciato, lì nella zona dove era, dove è avvenuta l'aggressione, e bruciata viva un'ora e mezza dopo. Il ragazzo ha usato molte versioni, ha calunniato degli altri, tant'è che è stato condannato per l'omicidio, è stato condannato per il possesso dell'arma, è stato condannato per calunnia. Lo smarrimento dei genitori, lo smarrimento dell'opinione pubblica è comprensibile, ma le regole processuali sono queste. Cioè, qui c'è stato uno sconto di pena ed una considerazione, che è una considerazione basata su una perizia e su, come dire, un background processuale che c'è stato. Cioè, questo Davide Morrone, vero o falso che fosse, ha tentato due volte il suicidio. Questo Davide Morrone è stato valutato da un perito, da un consulente tecnico, come semi-infermo di mente al momento del fatto, e quindi i magistrati hanno applicato le regole processuali. Dobbiamo ridiscutere delle regole processuali e quindi delle leggi. Fermo restando che anch'io mi inserisco nell'opinione pubblica, svesto i panni del giornalista, di giudiziaria e quindi anche un po' di tecnico, e mi metto tra quelli che stanno tra la gente, tra la mia gente, e dico: uno che ha fatto una cosa del genere deve stare in carcere tutta la vita. Però le regole processuali sono altre. Certo, noi non discutiamo le regole processuali, anzi chiediamo che forse vengano riviste, perché anche con i patteggiamenti, Arcangelo, con questi sconti di pena, molte volte non viene fatta giustizia. Poi è chiaro, ognuno ha diritto alla difesa, ognuno ha diritto di utilizzare tutte le leve possibili a livello giuridico per ottenere il massimo dello sconto. Ci sta anche che in questi casi ci possa essere una fragilità, un problema di fondo, però noi non possiamo accettare che giovani donne vengano uccise in maniera così assurda, così fredda, così cinica, e poi per loro non ci sia una giustizia vera, perché lo stiamo vedendo in tanti casi di femminicidio. Pensiamo anche a Tolmino Arcangelo, quello che ha ucciso a Montalto la compagna, cioè pene irrisorie, capiamo tutto. Nel caso di Davide Morrone, lui l'ha lasciata, l'ha colpita, l'ha lasciata, è andato in paese, ha preso una tanica di benzina, è passato un'ora e mezza, è tornato, l'ha trovata viva e non ha avuto pietà, l'ha bruciata. Una morte orrenda per questa ragazza. È chiaro che poi uno non può accettare, ci pieghiamo davanti alle leggi, però umanamente non si accettano. Bene, su questo noi ci fermiamo. Grazie ad Arcangelo Badolati e grazie alla Gazzetta del Sud, grazie a Luca Chito in regia, e soprattutto grazie a voi. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.